Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu? Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere maggiori ormai non ne hanno bisogno più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e italiani, sono i tecnocrati italiani. Buonasera, questa sera presentiamo un'associazione culturale che da anni è nel territorio di Marsala e che si interessa di diversi aspetti. Quest'anno l'associazione cambia anche volto e gli aspetti aumentano. Con noi a presentarla ci sono appunto dei rappresentanti dell'associazione che si chiama Anemos e sono Dino Figuccia, che è uno studente universitario di economia e finanza, Giovanni Veltri, che invece è direttore dell'Anemos, Rosanna Ottoveggio invece studia pedagogia e Ivan Gerardi, avvocato e ideatore di tutta questa bellissima iniziativa, e poi Carmen Calamia invece che sta al front office dell'associazione. Allora, intanto io partirei con Ivan Gerardi, perché diciamo che lui quello che da sempre ha sostenuto, voluto e portato avanti questa associazione è stata significativa anche in diverse campagne elettorali, perché lui si è speso per il territorio in tutti i sensi. Ivan. Grazie Patrizia per l'ospitalità, grazie a tutta la redazione. Noi siamo sempre in prima linea con la nostra associazione. Da più di 7 anni siamo presenti sul territorio di Marsala e adesso, dopo 7 anni, abbiamo deciso tutti insieme di cambiare look, un nuovo look che non è solo nelle idee, nei volti, ma anche nelle iniziative. Sposando sempre il nostro principio, che è quello dell'associazione, ti tutela, ti assiste, ti difende, oggi aumentiamo questo target di nostre iniziative. Siamo partiti con un'associazione di giovani, un gruppo di giovani, eravamo appena 20, adesso siamo circa 400. E anche come servizi, prima organizzavamo solo corsi di formazione, dibattiti, adesso siamo una vera e propria assistenza. Abbiamo dei servizi di patronato, CAF, sicurezza sul lavoro, uno sportello sempre attivo dove tuteliamo i giovani, i meno giovani, ma nello stesso tempo assistiamo i cittadini, e lo assistiamo perché ci appoggiamo anche ad uno studio legale, lo studio del MGM, che collabora con noi, quindi uno staff al completo. Rispetto a 7 anni fa, questa associazione ha dimostrato di crescere non solo nei numeri ma anche nei contenuti. Bene, allora sentiamo il direttore, che è appunto Giovanni Veltri, e tu entri in questa iniziativa portando cosa di nuovo e di interessante? Diciamo, intanto voglio ringraziare il presidente Ivan Gerardi di avermi dato la fiducia di entrare in questo staff, chiamiamolo staff, in questo gruppo di giovani. Allora, come novità non portiamo nulla, ma cerchiamo di rafforzare, di consolidare quello che c'era prima, migliorare tutto. E come aveva detto il nostro presidente, ci occupiamo di CAF, patronato,
Organizziamo corsi di formazione insieme ai centri di formazione accreditati alla regione. E quindi praticamente siete interessati a seguire i giovani e le persone che hanno bisogno della vostra collaborazione? Sì. Seguiamo i giovani e anche i meno giovani. Quindi tutte le persone che in qualche modo si... E qual è il metodo, lo strumento con il quale poi vi farete questa pubblicità per far sì che le persone vengano da voi a chiedere il sostegno, il supporto? Cioè partiremo dal... come pubblicità partiremo dal semplice, chiamiamolo volantino, sino ad arrivare alla pubblicità su Facebook, che adesso è alla portata di tutti. Abbiamo anche una pagina dedicata al nostro sportello dove inseriamo i bandi per i concorsi, dove inseriamo i corsi di formazione, cioè dove mettiamo le cosiddette news. E quindi per vederle cosa devono fare le persone? Basta che facciano la richiesta d'amicizia al nostro portale su Facebook, Anemos, sportello Anemos. Noi ovviamente ci sarà un operatore che risponderà a qualsiasi esigenza. Ok. Dino, Dino Figuccia, sì. Tu fai parte di questa iniziativa da sempre, no? Sei un socio fondatore. Fondatore, no, sono subentrato successivamente. Sì, sono segretario attualmente dell'associazione. Sì, praticamente abbiamo, quando, perché praticamente c'è un membro qui che, anzi lo nomini, possiamo nominarlo, che sì. È Sergio, che è il suo cugino. Siamo colleghi universitari, io tramite Sergio ho avuto l'opportunità di conoscere Ivan e sono entrato a far parte dell'associazione. All'inizio siamo nati come un semplice sportello, diciamo che era in forma giovane, perché l'associazione è tipo a carattere culturale, organizzavamo iniziative, facevamo dibattiti e siamo nati come sportello in forma giovane, che era un, tipo una specie di contatto tra i giovani e l'associazione. E poi abbiamo cominciato a fornire un supporto in materia di pratica universitaria, di pratica per i concorsi, perché c'erano molte ragazze, molte persone che ci chiedevano tipo un supporto, un aiuto. E poi successivamente, sfruttando la nostra preparazione universitaria, perché siamo studenti di economia, abbiamo avuto l'opportunità di diventare prima CAF e poi patronato. Infatti io mi occupo prettamente delle pratiche, quelle fiscali, quindi di CAF, come per esempio 730, Uni, chi sei, forniamo questo servizio. Poi ci siamo allargati e siamo diventati anche patronato e forniamo anche pratica per quanto riguarda invalidità e disoccupazione, ci occupiamo dei pensionati, quindi abbiamo, diciamo un'associazione che copre a 360 gradi, perché diciamo abbiamo costituito una rete di persone, perché siamo presenti, siamo nati come, abbiamo fatto un gruppo su Facebook, abbiamo adesso quasi 4.000 membri, anzi se vogliono iscrivere le persone, il gruppo si chiama Sportello Associazione Anemos. Oppure possono richiedere l'amicizia su Facebook, si chiama Anemos, e noi l'accettiamo, abbiamo questo gruppo dove è diciamo, una forma di contatto che ci permette di essere in comunicazione con tutte, con, insomma, con gli utenti che ormai abbiamo, oltre all'attività di front office, abbiamo anche questa forma di contatto. E diciamo ci stiamo sempre via via più allargando, offriamo sempre una gamma di servizi che va via via aumentando. Siamo partiti dallo sport e l'informa giovane e poi pian piano siamo cresciuti. Abbiamo affiancato anche l'attività fiscale, forniamo anche un'assistenza al cittadino, perché c'è Ivan che è avvocato, quindi può, se hanno tipo qualsiasi persona se ha problemi tipo di carattere legale, perché forniamo anche supporto. Insomma siamo un'associazione che ormai opera diciamo a 360 gradi. Ora con l'ingresso di Giovanni ci stiamo anche ampliando nel settore della formazione, della sicurezza sul lavoro, insomma stiamo pian piano cresciamo. Bravo. Senti, invece Carmen, anzi Rossana, andiamo con te. Rossana Ottoviggio, tu studi pedagogia, quindi è una facoltà molto interessante perché riguarda la formazione invece della persona, Sì. Più che la formazione diciamo delle società, delle aziende, eccetera. E in che modo vorresti collaborare e dare il tuo supporto all'interno di questa situazione? Perché c'è molta gente che avrebbe bisogno di essere ascoltata, sì, capita, esatto. Anche per poi essere indirizzata da qualche parte. Una marcia in più che sta dando insomma questa associazione è appunto l'ascolto, lo sportello dell'ascolto, e penso che attraverso la collaborazione e la cooperazione di più persone si possa arrivare diciamo a... diciamo a far capire alle persone che è importante appunto è importante ascoltare e per arrivare diciamo ad un equilibrio interiore. Io ringrazio il presidente Ivan Gerardi per questa opportunità, perché non è un'opportunità solamente mia, ma anche è un'opportunità anche a livello sociale, soprattutto a livello sociale.
Quando, penso che quando ci siano delle risorse è bene saperle sfruttare e penso che questa associazione riesca a sfruttarle al meglio. Quindi ringrazio ulteriormente tutti. Certo, perché effettivamente poter creare anche un centro d'ascolto dove le persone possano magari andare lì anche soltanto per raccontare le proprie difficoltà, le proprie esperienze di vita, anche interiori, anche ad esempio una difficoltà con il marito, una difficoltà con il figlio, una difficoltà con un congiunto, insomma, che magari le fa stare male, o anche lo stesso problema del lavoro, un'altra cosa che magari non gli fa vivere una vita serena, non le fa stare in armonia con se stessi, può essere un modo invece per prendere più forza, più energia e magari vedere le cose con una prospettiva diversa e magari superare quel momento difficile. Allora Carmen, invece dalla mia, tu fai questo front office, che sarebbe? Praticamente io sto... Ormai parliamo sempre straniero, l'italiano non lo siamo più. Ormai l'italiano è in disuso ormai. Peccato. Sto al front office, quindi alla prima accoglienza degli utenti che vengono in ufficio. Cerco di aiutarli il più possibile, dargli tutte le spiegazioni di cui loro hanno necessità. E cerco comunque di dare una mano. Sono un nuovo acquisto dell'associazione da circa un mese e mezzo, da più di un mese e mezzo. Ringrazio Ivan e anche Giovanni per la fiducia che mi stanno dando, perché mi stanno aiutando a crescere non solo professionalmente ma anche come persona. Perché mi aiutano a relazionarmi con il pubblico e quindi di inserirmi in un ambiente culturale e sociale diverso rispetto a quello a cui ero abituata prima, che quello scolastico. Mm-hmm. Quindi per te è un'esperienza che forma prima te e poi... Assolutamente. Quindi un autoaiuto. Senti Ivan, ma cosa pensi di poter ottenere attraverso questi servizi anche per te come persona? Cioè, perché è nata questa idea? Cosa hai sentito? Qual è stata la spinta che ti ha portato a questo? Soltanto professionale o qualche altra cosa? Professionale. Tu che ami la politica, dico. Professionale no. L'associazione nasce circa 7 anni fa. Quando è nata questa associazione è nata dall'idea, dalla condivisione di alcuni giovani, di ritagliarsi un po' di spazio nella collettività, di dare voce ai giovani. L'unico mio ideale è questo, dare voce ai giovani. I giovani che sono sempre accantonati e sono sempre messi da parte anche nelle scelte politiche. Quindi, soprattutto. E allora, siccome io ho voluto essere un idealista dei giovani, non ho voluto sposare nessun partito politico, ma ho voluto far nascere un'associazione che difendesse i giovani, ma anche i meno giovani. Perché da una stretta collaborazione di pensiero tra i meno giovani e i giovani e dalla loro condivisione di idee possono nascere delle difese di tutela verso i giovani. E allora è nata questa associazione, da 7 anni siamo presenti e siamo cresciuti, ripeto, sia come numero ma anche come servizio e come tutela. E soprattutto un'associazione che si sostiene non con finanziamenti né nazionali, né regionali, né di partiti, ma come ho detto all'inaugurazione del nuovo look di qualche giorno fa, con le nostre spalle, con i nostri sacrifici. E ti assicuro che le spese per mantenere questa struttura sono tante. Grazie all'aiuto e alla collaborazione di tutto lo staff dell'associazione, noi ad oggi riusciamo ad andare avanti e a essere presenti sul territorio. Non è facile, lo so, ma noi ci crediamo e se siamo qua sul territorio da tanti anni è perché abbiamo sempre la voglia di continuare e di essere presenti e di essere anche un punto di riferimento per tutte quelle persone che hanno bisogno di aiuto. Certo, in base alle nostre disponibilità non abbiamo certo la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi, ma certamente possiamo essere un aiuto, un supporto alle persone che si rivolgono a noi. Giovanni, io pensavo, quando tu dici noi siamo un CAF e possiamo prestare supporto e aiuto da questo punto di vista, è un modo anche per chi non ha fondi economici e che non si può rivolgere sempre al commercialista? Sì.
Quindi in che modo questa persona viene nei vostri studi, nei vostri sportelli? Ricordate dove si trova l'associazione? L'associazione si trova in via Mario Nuccio numero 23 Marsala. Il servizio di patronato e il servizio di caffè non sono altro che servizi gratuiti. Mettiamo i puntini intanto, gratuiti. Quindi sono delle prestazioni che noi diamo a carattere volontario. Sì. Quindi tutte le persone, parlando di caffè, tutte le persone che non possono andare, come detto, dal consulente, che non possono permettersi il consulente, possono benissimo rivolgersi a noi. E voi gli farete la loro denuncia dei redditi? Sì, la dichiarazione dei redditi, stampiamo anche il CUD per i pensionati, perché adesso per i pensionati il CUD non arriva più a casa, ma bisogna rivolgersi ad dei centri come noi per avere il CUD. Ho capito. Senti, invece per quanto concerne il fatto che le persone molto spesso appunto non riescono ad aver garantiti i propri servizi anche all'interno delle amministrazioni, no? E c'hanno qualcosa da lamentare per questo, voi anche da questo punto di vista fornirete un supporto, un aiuto, e in che modo? Sì, possiamo fornire un aiuto con una raccolta informazioni. Ci stiamo muovendo già al Che vuol dire? Cercare di non adotto il termine giusto, ma accogliere all'interno della nostra struttura più informazioni possibili e cercare di portarle avanti in collaborazione se le istituzioni ci danno la mano. Quindi le persone potrebbero rivolgersi a voi anche per segnalare delle disfunzioni? Sì. Dal punto di vista, scusate, amministrativo, e voi poi insomma farete il portavoce di queste cose, di queste disfunzioni, e quindi come l'avete sempre fatto, e questo è un modo anche per fare la vera politica a fondo, perché la politica è quella di prestare un servizio. Il problema è se le amministrazioni poi sono in grado di recepire, di dare valore alle istanze dei cittadini, perché quello per cui si lamentano sempre i cittadini è proprio il fatto che uno dice non puoi andare singolarmente dal sindaco perché il sindaco non può sentire tutti singolarmente. Ok, allora perché se c'è un'associazione che raccoglie le istanze di numerosi cittadini o magari anche di cittadini riuniti in cooperative, in corporazioni, in gruppi che si rivolgono a questo, poi non debbano quello che loro chiedono, quello che magari loro portano come suggerimento non debba essere accolto? E questa è la cosa che io non capisco, perché la politica debba rimanere sempre così ottusa pensando che loro sono i portatori di una verità e che quindi una volta che sono andati al governo decidono per conto di tutti, con la loro testa, con i loro valori e con le loro idee. Però durante la campagna elettorale dicono: cari cittadini, noi rimarremo a vostra disposizione, qualunque cosa volete la potete dire a noi, e noi cercheremo di sposare le vostre idee e di, con le nostre gambe, visto che siamo noi che siamo nell'amministrazione, portarle a compimento. Ecco, come far riuscire a capire che un amministratore non può permettersi di dire questo durante la campagna elettorale e subito dopo dimenticarselo e quindi non ascoltare neanche queste istanze quando provengono da un gruppo forte come può essere un'associazione culturale che in qualche modo intercetta il sentire comune? Infatti tutto nasce dall'onestà intellettuale di dire le cose. Nelle campagne elettorali se ne dicono tante di cose. I politici sono sempre a disposizione di qualunque problema, a disposizione a ricevere qualunque cittadino, ad ascoltare. Il problema è dopo l'elezione, dal giorno dopo. La differenza nostra qual è? Che noi facciamo politica, ci occupiamo del sociale, ma ci occupiamo del sociale dentro le istituzioni e fuori dalle istituzioni. Nel nostro interno non abbiamo dei rappresentanti politici che fanno parte del nostro staff, ma noi facciamo politica perché ci occupiamo dei problemi delle persone, noi ascoltiamo i problemi delle persone. Poi ce ne facciamo carico e cerchiamo di dare voce ai loro problemi. Diversamente è il politico, che una volta eletto chiude la porta e poi magari ci ritroveremo un anno prima delle elezioni. E infatti secondo me bisognerebbe invertire il sistema,
E il politico si serve a volte di queste associazioni, di queste persone che hanno tanta voglia di lavorare al territorio, perché magari poi rappresentano anche una fonte di consensi, perché avendo tante persone all'interno che ci operano è una fonte di consensi. Allora invertire la cosa, cioè no, noi non vi diamo il consenso, siete voi che prima date il consenso a noi, quando voi lavorerete per quello che sono le nostre idee, allora noi potremmo portare avanti il progetto vostro di essere per esempio candidati, eletti, eccetera, eccetera. Perché altrimenti se no continueremo sempre su questo sistema, no? Sì. E che effettivamente insomma alla fine, perché è carino, che ne so, partecipare, venire, farsi vedere, però poi concretamente non dare nulla. Invece quello che uno si aspetta è il contributo fattivo e operativo, visto che sei all'interno di un ente, di un'amministrazione, puoi far realizzare determinate cose. E quindi uno si auspica che questo si possa fare. Noi per esempio ci troviamo a Mazara del Vallo, dove stiamo facendo questa intervista e dove in questo momento c'è una campagna elettorale e si vota. Voi come associazione cosa sentite di poter dire per esempio ai cittadini rispetto a un'elezione? In che modo secondo voi andrebbe scelto un primo cittadino, ma anche un consigliere comunale? Allora, per quanto riguarda la figura del sindaco, penso che un sindaco prima di essere eletto dovrebbe presentare un programma per essere attuato, e i cittadini devono scegliere in base a quel programma, in base alla persona. Però dovrebbero firmarlo quel programma e dire che se entro tot tempo non iniziano nulla di quel programma se ne vanno a casa, perché se no è troppo facile. Cioè tutti possiamo dire, enunciare che vogliamo fare delle belle cose e poi di fatto queste cose magari poi non le facciamo. Come no? È sempre successo. No, lo so purtroppo. Quindi il programma va fatto, però la scelta sta anche nelle persone, nel votare le persone. E, al di là di quelli che possono essere i colori politici, la figura del sindaco è importante, perché la figura del sindaco è la faccia di una città e deve rispecchiare tutto il contesto comunale. E, quindi una persona che dia delle risposte, ma che nello stesso tempo si è fatta conoscere nel sociale, che è conosciuta, che ha avuto modo di potersi relazionare con le persone. Deve essere una improvvisata, o meglio ancora, non votare una persona che magari potrebbe essere conosciuta a tutti e poi nella sostanza si è dimostrata sempre di non poter spendersi per la propria città. E allora quindi meno la facciata e più la sostanza? Sì, assolutamente. E, anche noi a Marsala abbiamo sofferto questa presenza e questo riscontro di consenso. Si è scelta una persona a discapito di altri che magari potevano essere più incisivi per l'economia della città o essere più incisivi nello sviluppo della città. E per quanto riguarda l'elezione di un consigliere comunale, il consigliere comunale deve essere eletto anche non sulla base dell'improvvisata. Io domani mi alzo e mi candido a consigliere comunale, ma deve essere l'elezione e la scelta del candidato di un consigliere comunale deve essere ponderata negli anni. E l'improvvisata dell'ultimo minuto è solo per farsi, credo, e andare a realizzare gli interessi personali. Il servizio della politica riguarda il principio stesso e della res publica, la cosa di tutti. Bisogna occuparsi di tutti. Se bisogna occuparsi soltanto degli interessi personali, beh, allora è un ruolo sbagliato a priori. Non è una professione. Non dovrebbe esserlo. Non dovrebbe esserlo. E casomai possono fare altro. Certo, qual è il tuo pensiero invece, Dino? No, perché io volevo riallacciarmi al discorso di Ivan, perché lui parlava di sostanza. Noi come associazione, tipo tutte le persone che sono vicine alla nostra associazione sanno che possono rivolgersi a noi per qualsiasi cosa. Prima tu parlavi della lamentela verso la pubblica amministrazione, noi nel corso di quegli anni abbiamo fatto
sotto forma, perché noi possiamo dare soltanto voce ai cittadini. Abbiamo fatto una serie di articoli, perché loro sanno che vengono da noi, ci espongono loro la lamentela e noi quello che possiamo fare è dare loro voce e facciamo gli articoli. Poi se la pubblica amministrazione recepisce, va bene, quindi sanno che per qualsiasi cosa noi ci siamo. Per esempio, ultimamente abbiamo fatto un articolo contro l'aumento della TARES, precedentemente abbiamo fatto un articolo anche cose semplici per dire i problemi dei semafori non funzionavano. Sanno che per qualsiasi cosa noi loro possiamo dare voce, cioè non ci sono problemi. Tipo, siamo anche gente che li ascolta. Diciamo che forniamo servizi, supporto a 360 gradi per qualsiasi cosa. Oppure, che ne so, un'altra cosa che per esempio tutte le persone che sono vicino a noi sanno è che so, in materia di bonus che l'amministrazione fornisce, cose, sanno che venendo da noi possono sapere tutti i servizi a cui possono accedere. Quindi diciamo che facciamo sostanza, a noi non interessa, ci interessa fare cose tipo concrete, piccole cose, ma che possono dare risultati subito, nell'immediato. Insomma, siamo molto operativi come associazione, non ci limitiamo soltanto tipo parole, promesse, ci piace, diciamo, operare veramente anche nelle piccole cose, ma fornire supporto continuo, c'è molte cose, non ci limitiamo, perché poi cioè, se l'amministrazione recepisce le lamentele, meglio, ma questo non possiamo fare. Cioè esserci. Cioè, ci siamo, quelli che sono vicino a noi lo sanno, cioè, possono venire in qualsiasi momento, noi li ascoltiamo. Va bene, allora Gianni, ricordiamo dove si trova questa associazione e come... C'avete un numero di telefono? Attualmente... Allora, perché avete cambiato sede, non c'è. Quindi attualmente non c'è, però prossimamente avremo anche un numero fisso. Ok. E l'associazione si trova? Via Mario Nuccio, numero 23, Marsala. Vuoi aggiungere? Abbiamo anche il contatto email. Il contatto email qual è? Associazione Anamos, @libero.it. E quindi intanto nel frattempo chi vuole mandare un proprio messaggio, vuole chiedere un consiglio, vuole capire meglio come funziona, che cosa può chiedere, e se appunto secondo quello che sono le sue esigenze può mandare questo messaggio via mail all'associazione e l'associazione risponderà. Vuoi aggiungere qualcosa sull'aiuto alla persona? Sì, allora volevo dire che intanto è fondamentale promuovere l'autoformazione dell'individuo, quindi attraverso questo processo di ascolto, e premetto ascolto attivo, credo appunto sia fondamentale per... Mi spieghi che cosa significa ascolto attivo a chi sì, ti ascolta? Ascolto attivo è appunto esserci, prima parlavamo appunto di sostanza, quindi è fondamentale appunto esserci e promuovendo l'ascolto in totus, la persona deve essere viva e deve essere presente in quello che fa, deve essere soprattutto responsabile, e quindi noi diciamo cercheremo di promuovere questo questa sorta di apprendimento, ecco, perché è fondamentale che l'individuo, l'uomo, si crei una sorta di via, però grazie al nostro aiuto, però in base alle proprie attitudini e alle proprie esperienze, ecco. Va bene, allora noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi, per averci ascoltato, e vi ricordiamo appunto che l'associazione Anemos è sempre a vostra disposizione, potete contattarla via email, prossimamente anche telefonicamente, e comunque potete andarla a trovare in via Marinuccio. Grazie a tutti, grazie ai nostri amici per essere stati con noi, e a voi per l'ascolto. Grazie. Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto, anche le maschere maggiori ormai non ne abusano più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani, sono i tecnocrati italiani. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città
ha un'opinione in più. E tu?